come stai? Bene, bene, grazie. Come ti chiami? Amedeo Viglino, che è lo stesso nome che uso per il progetto. Da dove vieni? Da Naive. Secondo te il posto in cui sei cresciuto ha influenzato la musica che fai? Sì, di sicuro. Come mai? Perché sono anche le possibilità che ti si pongono di fronte, il posto in cui vivi, quindi uno si adegua di conseguenza, sia con la musica che viene fatta da altre persone del luogo, sia come possibilità del luogo stesso. Che influenze hai? Ma mi piace ascoltare di tutto, qualunque genere, qualunque musica. Arrivo dal rock, punk, passato per il metal, ho suonato un po' di quello, poi sono passato a altri generi, più indie, alternative, poi miscelati con l'elettronica. Però in realtà mi piace ascoltare qualunque cosa. Oltre a questo progetto hai suonato anche in altri gruppi? Sì, ho suonato nei Carry On, poi saranno quasi una decina di anni fa ormai. E poi in realtà in progetti vari della zona che però non sono mai sfociati in qualcosa, quindi principalmente in quello. Fai questo per vivere o hai un altro lavoro? No, un altro lavoro, però comunque suono, cioè suono sempre. Tutti i momenti che posso. Cosa ti spinge a suonare e a far musica? Ma direi, espressione. La musica è un mezzo per esprimersi ed è un linguaggio universale, quindi... E poi mi piace, è forse quello che mi ha attirato di più fra tutti i tipi di espressione artistica. Cos'è per te la musica? È sia un modo di esprimersi che un linguaggio. Sì, in realtà sono forme d'onda. Suono, vibrazioni, tutte queste cose qua che prendono forma e possono diventare tantissime cose. Cioè la musica può essere tantissime forme del suono, possono diventare musica. Hai studiato per suonare? Sono partito come autodidatta, ma adesso sto finendo il conservatorio in chitarra jazz. Come avviene il processo creativo con cui tu componi quei brani? Ma di solito parto o dal... suonando da solo o con gli altri, comunque proprio tirando giù idee senza pensarci troppo, altre volte ispirato da altri artisti. Qualche volta posso partire da un suono, altre volte magari da un giro, da un accordo, da una melodia, da una linea di voce. Quindi gli spunti possono essere diversi, anche da immagini, per esempio da film, serie TV, queste cose qua. In fase di registrazione ti fai dare una mano da un produttore, da un arrangiatore? No, in realtà per ora sto facendo tutto da solo. Le tue tracce hanno un testo? Sì, canto in inglese, scrivo anche in italiano, stasera non canterò in italiano, però sì, non è il mio punto principale il testo, nel senso sono uno di quelli della scuola che le parole sono un altro elemento musicale, quindi non ho troppo... Mi piace moltissimo quando le persone sanno scrivere, sanno trasmettere un messaggio con i testi, ma per ora non è la mia ricerca. E di cosa parlano i tuoi testi? Beh, in realtà sono suggestioni, frasi, situazioni, non hanno un messaggio specifico, dipende poi in base alla canzone, che aiuti a rendere ancora di più l'immaginario del suono. Hanno un intento politico-sociale? No, ma anche se credo che la politica esca sempre, intesa non come politica attiva di partito, ma come politica... Nel senso di stare al mondo con delle proprie idee, quello penso che esca anche nella musica che uno fa, senza dover per forza essere espliciti in un messaggio di testo. Perché hai scelto anche l'inglese? Per le influenze, perché ho ascoltato tantissima musica in inglese, è una lingua molto musicale,
quindi è molto facile scrivere alcuni tipi di linee melodiche in inglese. E poi per imitazione di gruppi che mi hanno ispirato, è anche una lingua affascinante. E fino a qualche tempo fa avrei sempre solo scritto in inglese, in realtà da un po' di tempo mi piace scrivere in italiano perché sta iniziando a prendere un significato per me. Palco, live, ti piace o ti terrorizza? No, mi piace. C'è l'ansia come tutte le cose performative che uno deve fare, che viene prima di farlo, però no, il palco è fondamentale. Qual è il posto in cui hai suonato anche con altri progetti che ti ha emozionato di più? Ma così su due piedi non saprei, perché alla fine ogni concerto ha un suo perché. Ci sono concerti che vanno bene e concerti che vanno male, magari perché ci sono... cioè dipende più da come suoni, perché poi indipendentemente dalle persone che ci sono, il live è anche una cosa che vivi, che ti vivi tu, quindi dipende, è molto vario. Ci possono essere live che magari sembrano in posti piccoli con poche persone, che però magari in realtà sono, te li vivi proprio per quel motivo, molto bene, molto rilassato e escono bene. Cosa non deve mai mancare a un tuo concerto? Ma spero di riuscire a trasmettere qualcosa. È un po' banale come cosa da dire, ma che sia anche o un'emozione o magari un'idea interessante, un suono che può piacere, comunque trasmettere qualcosa di qualunque tipo. L'aspetto puramente estetico, luci, visual, abbigliamento, ti piace o...? Sì, è ovviamente un costo aggiuntivo, nel senso che richiede un budget riuscire a creare quel tipo di produzione, però se usato in maniera artistica qualunque cosa può avere un fine utile e bello. Che strumentazione porti sul palco? Ma adesso stasera suonerò con chitarra effettata, un'effettiera per voce e Ableton, con i vari controller per gestire tutte le clip. Lockdown, sei riuscito a produrre qualcosa o totale depressione? Ma in realtà poco, perché ci pensavo un po' qualche tempo fa a questa cosa, che alla fine cioè, è importante scrivere per se stessi, suonare per se stessi, perché quello deve essere la prima motivazione, però in realtà il lockdown, quando non c'era confronto, gli stimoli creativi vengono meno, quindi boh, è una domanda che ci si può fare, perché ha influenzato così tanto. Come vedi la scena musicale attuale, italiana e straniera? Ma è italiana, devo dire che c'è stato un aumento di qualità pazzesco, sia nella scrittura che nella produzione di suoni. Probabilmente l'accesso alla tecnologia, i computer, Ableton, eccetera, hanno fatto sì che hanno abbassato i costi di produzione, quindi la qualità è riuscita a aumentare, nel senso che bravi produttori ci sono sempre stati in Italia, bravi musicisti ci sono sempre stati, quello che mancava era il budget di poter stare in studio 6 mesi, e invece adesso col computer uno può riuscire a farlo a un costo ridotto, tutto quel lavoro lì, che prima era solo appannaggio delle produzioni americane o inglesi che avevano un mercato mondiale a cui vendere. Social, li usi, non li usi, li odi? Ma li uso, non ho la fascinazione del social, mi piacerebbe saperli usare, provo invidia per chi è capace a farlo e chi lo fa bene, di sicuro è utile adesso saperlo fare, perché
soprattutto nella promozione dei propri progetti può essere utile, ma non penso che sia fondamentale. Dei progetti futuri, video, album? No, per adesso niente. Cioè sto lavorando alle tracce e poi le farò uscire. Non ho ancora una data precisa, ma usciranno. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social? Sì, sono su Instagram come amedeo.viglino e su Facebook anche uguale. E basta, perché sto usando solo quei due. Non so se vuoi rispondere a questa domanda qua, ma vuoi dare un consiglio alle nuove leve che si affacciano nella scena musicale italiana? Sì, in realtà non penso di essere la persona giusta a dar consigli, perché non è che abbia tanto da dire, però... Ma secondo me cercare di essere onesti con se stessi nel fare musica, perché l'unica cosa che passa è l'onestà. Cioè c'è tanto questo pallino nei musicisti della tecnica intesa in maniera più ampia come conoscenza musicale, quindi che devi sapere determinate cose per riuscire a dire, per riuscire a esprimerti, ma non è necessario. Credo che se hai qualcosa da dire lo dici con qualunque strumento, ce l'ha dimostrato il punk, perché con niente riusciva a dire qualcosa. Se però credi che il tuo messaggio abbia bisogno di più conoscenze musicali, più conoscenze tecniche, poi è giusto che tu studi o ti prepari per quelle cose lì. La cosa che secondo me non bisogna fare è cercare di fare le cose non perché piacciono a te, ma così un po' perché devi farle, perché poi si finisce a fare quelle produzioni musicali che possono anche andare bene a livello commerciale, ma che non aggiungono niente e fondamentalmente durano il tempo di un giorno, quindi non lo so, ha poco senso secondo me. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Tra i progetti musicali o artisti o band anche del passato che bisogna assolutamente conoscere? Beh, ti dico i miei preferiti, che magari cambieranno ma sono da un po' di anni quelli, metterei i Radiohead di sicuro, che sono forse il gruppo che, uno dei gruppi che più mi ispira in assoluto per tutto, perché hanno sempre cercato quell'equilibrio tra la sperimentazione e la musica più accessibile, e in ogni disco sono sempre stati onesti con loro stessi, cambiando sound diverse volte per questo. Poi direi Verdena, perché sono un gruppo pazzesco, anche loro scrivono della musica incredibile. Poi Björk, un'altra artista che è incredibile, anche lei sperimenta, riesce sempre ad essere onesta con se stessa, ma comunque, cioè, vabbè, l'ho già detto. E poi metterei Moses Samni, che è un artista che ho conosciuto qualche anno fa, ma anche lui incredibile. E poi Sigur Rós, perché mi sono rimasti nel cuore da sempre. Molte grazie. A te. Grazie. Ciao ciao. Ciao ciao.